stanno tre pullman vuoti, quelli bisogna guardarli bene, qualche doppio fondo, e guardare soprattutto all'interno del pullman dove ci sta il camminatoio, dove sarà nel bottom, no, dove c'è il camminatoio, tu vai sul corridoio, ecco giù in fondo, prova a alzare il tappetino. I controlli di polizia ai quali stiamo assistendo riguardano le persone e i mezzi che stanno sbarcando da una nave appena arrivata dalla Grecia. Le migrazioni sono sempre esistite, fanno parte della natura umana. Il flusso migratorio, inteso nella sua accezione più ampia, è un flusso che in sé e per sé non si può arrestare. Non esiste un sistema per fermare un movimento migratorio. You know, migration is the oldest adaptation strategy that man knows. Think about it, how people spread around the world through migration. So we're not talking about something that's just been invented in the last couple of months or weeks, now that we're paying more attention to it in the media. Siete in grado di leggere la vita di questo soggetto. Siamo noi che siamo sul territorio e ricordatevi, noi la responsabilità non ce l'abbiamo solo per noi, ma ce l'abbiamo anche per tutta l'area Schengen, perché una volta che il soggetto è entrato, poi si può muovere liberamente. Quello è fondamentale, perché sapete bene che alcuni entrano e poi si fermano. Si fermano, vanno in un altro paese, ripartono con un altro vettore. Questo non lo sappiamo. Sappiamo che non ripartono, il che significa che è una massa che poi gira nei vari paesi. I mean, the Italians, because they are closest, if you will, to North Africa, they take an enormous number. Many of these migrants and refugees wish to go through Italy very quickly and move on to Sweden, where they may have family, or Germany, where they know there's a chance of a job. So the Italians have been extraordinarily generous. They've funded the Mare Nostrum maritime rescue operation for 2 years. They saved hundreds of thousands of lives, and they continue to do so. But they're in a tough place too, because like every country, they have their own domestic politics, and there's a backlash against migrants. Migrants are not very favorably looked on. Ci dassero una mano a prendere almeno la possibilità di provare ad avere un lavoro, perché senza un documento uno si ritrova o a rubare o a spacciare, perché nessuno ti, oppure ti sfruttano 2 euro all'ora e devi andare a lavorare, ma con 2 euro all'ora di questi tempi non si può vivere, sì, e ci ritroviamo qua come ai tempi di Hitler, rinchiusi, sì. Poi ti dicono se scappi non è reato. Che vuol dire se scappi non è reato? Vuol dire che qualcosa c'è. È reato che loro ci mantengono qua rinchiusi dentro dentro un centro d'accoglienza. Dicono centro di accoglienza, questo è un centro di sofferenza. Although it's not necessarily a pretty picture that you see when you get behind the walls of any judicial system, but I would suggest that take the same view behind the walls of any other European country's judicial system, it's not going to be much different. Vai a Parigi mia, subito! Vai a andare a Marocco!
L'andalo al Marocco, ora, ora, ora! Ti aspettiamo, Ale, stati settimana! Porca miseria! Ci bambini, via, e aspetta, Marocco! Faccio di tutto per trovare un lavoro, ma pure a pulire la merda. Però intanto voglio stare regolare qua in Italia, dammi una possibilità. È normale che io mi ritrovo clandestino, scusa, mi fai lavorare, ce l'hai i documenti? No. Mi fai lavorare, ce l'hai i documenti? No. Perché è il sistema che ti porta a delinquere. Refugees are people who are entitled to asylum under the 1951 Geneva Convention. But outside of that group, you have a huge number of vulnerable people who don't necessarily neatly fit the category. Those could be unaccompanied minors, and there are tens of thousands of those who've moved across into Europe. Victims of trafficking, sexual trafficking. The biggest victims of trafficking are labor migrants who are being abused. So what are they? Are they economic migrants? Are they somehow fitting closer into the refugee category? E questo l'ultimo, insomma, l'unico contatto che ci abbiamo con la così famosa grande parola libertà. Un buco, come l'isolamento di Alcatraz. Democrazia. Democrazia, prendere il caffè da un buco. Grazie. Prego. Ma si figuri. Non c'è di che. Non la ringrazio. Oddio di cieli, abbia pietà di noi. Libertà, democrazia, diritti umani, civiltà. Ma c'è sempre quello che paga per tutto questo, diciamo tra virgolette, il benessere, la sicurezza. Chi paga? La povera gente. La povera gente sempre ci rimette. E voi proteggete sempre quella piccola ricchezza che ci avete. Avete paura! Basta che è un colore diverso dal vostro. Sta combattendo il nord contro il sud, come ti posso dire, i ricchi contro i poveri. Quello che è ricco si deve ancora arricchire sulle spalle di chi? Della povera gente. Della povera gente, né di più né di meno. So the victims really are the people who are suffering. A lot of the result of that is that people have a dim view of migrants, whereas the reality is that migrants enrich and help societies flourish, diversify societies, and without them you're going to be stuck in a tough place. But the mood music, certainly in Europe, isn't very favorable towards migrants at the moment. È tutto mani a mani. E chi paga? Siamo sempre noi. Ma chi siamo noi? Delle cifre, esseri umani? Boh, sempre un punto di interrogativo. The UN Refugee Agency, UNHCR, calls for stabilization measures in Europe, including strong support to countries hosting refugees and migrants, information campaigns on the dangers of the sea journey, and legal pathways to seek protection in Europe.